Ok, premetto che non mi sono mai interessato troppo di film Pokémon, ma questa notizia mi ha un pochino, diciamo, incuriosito. Perché, signori miei, pare che sia stata rivelata. Voi nel titolo leggerete forma, ma non è esattamente una forma. Non saprei proprio come definirla. Colorazione, una roba del genere. Perché sì, come starete vedendo dall'immagine in sovrimpressione, è stato rivelato nell'ultima uscita di CoroCoro un colore diverso di Magyarna. Questo colore però, ragazzi, non è shiny. Sembra shiny, non lo è. Potrebbe essere una versione differente, una forma Pokéball, ad esempio. Però l'unico problema è che la descrizione ci dice che questo Magyarna 500 anni fa era diverso e infatti aveva un altro colore. E la cosa è interessante ed è per questo che mi ha incuriosito ed è per questo che ne voglio parlare. Perché sembra quasi che in questi 500 anni Magyarna sia stato, diciamo, abbandonato, magari. È un Pokémon, non lo so, penso io. Essendo una macchina, è rimasto fermo per 500 anni e ha perso la sua colorazione. Ed è una cosa interessante, richiama molto all'idea, mi vengono in mente così per associazione, le statue antiche greche. Immagino che lo sappiate, ma le statue che oggi noi vediamo, tutte marmoree e bianche, una volta erano colorate. Ed è una cosa interessante perché è una cosa mai vista, cioè un Pokémon che ha perso il suo colore nel corso degli anni ed è molto interessante come cosa perché potrebbe rivelare dei meccanismi diversi, diciamo. Potrebbe veramente creare qualcosa sia in questo film, ma ragazzi, potrebbe esserci anche in Sole e Luna, pensiamola così. Cioè potrebbe esserci un collegamento con questa forma Pokéball, chiamiamola così per il momento. In Pokémon Sole e Luna, e sarebbe una cosa interessante perché sarebbe un collegamento precedente. Questo Magyarna ha evidentemente perso i suoi colori originali. Infatti, se vedete, il giallo diciamo, di quelle ondine, chiamiamole così, che stanno sulla sua gonna, chiamiamo anche questo qua così che non è una gonna, sembra una Pokéball, sono rimaste lo stesso colore, mentre il rosso, che sembra quasi essere dipinto, è letteralmente, ragazzi, letteralmente scomparso. E Magyarna ha cambiato il suo aspetto, è diventato rosa. E questa cosa mi piace. E volevo portarvi questo breve video per rendervi noto questo fatto, per vedere cosa ne pensavate voi. Quindi mi raccomando, nei commenti, come al solito, scrivetemi queste informazioni che mi piace sempre confrontarmi con voi e tutto il resto. Ribadisco, non è uno shiny. Non è uno shiny, è una forma originale. Ecco cos'è. La forma originale di Magyarna era diversa. E il fatto che abbia cambiato colore in 500 anni mi fa pensare che sia stato, per così dire, abbandonato in un luogo per 500 anni e abbia perso il suo colore e che sia ritornato in vita in un ipotetico Sole e Luna. Detto ciò, spero che questo breve video vi sia piaciuto. È un video molto veloce, registrato così. Per vedere un po' nei commenti cosa ne pensate, io vi aspetto alle 11:30 con la Crazy Lock di Pokémon Nero e anche alle 20 con Mad Father. Quindi, signori miei, oggi sì, tre video, sto impazzendo in questo periodo. E niente, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate ai social che troverete in descrizione, mi raccomando, ragazzi, Telegram. E noi ci becchiamo in un prossimo video.